Grazie Presidente, solo intervengo appunto per ribadire insomma, una svolta che, appunto, che porterà questo regolamento. Sicuramente, appunto, è un punto iniziale di partenza, sicuramente tutto è migliorabile e perfettibile, questo è fuori ombra di dubbio, ma per la prima volta appunto l'amministrazione capitolina si muove in tal senso. Per la tutela degli animali, ma al contempo anche in certo qual modo anche per tutelare un'attività economica della nostra, appunto, della nostra capitale, trovando, se così si può dire, appunto un compromesso, un equilibrio tra le due esigenze e quindi una contemperazione fra i due interessi. E diciamo portando a compimento quello che era poi stato uno dei punti programmatici di questa amministrazione nel 2016. Sicuramente, come ho già detto, appunto, il regolamento è perfettibile, che questo appunto va anche a come dire è individuabile, è comprensibile dagli emendamenti presentati in parte nostra, in parte dalle opposizioni, in parte dalle opposizioni. Questo vuol dire che comunque il dibattito è attivo e un dibattito soprattutto su queste tematiche importanti, è importante a fine appunto di cercare il migliore possibile, che appunto avviene anche tramite il confronto con le opposizioni, che insomma, anche se ho sentito differentemente dai miei colleghi, insomma, io però, nonostante poi non sia commissario di ambiente, insomma, diciamo, c'è stato, anzi, è un dibattito che va avanti da tanti anni, poi in fin dei conti, non solo in questa sede, ma è dal 2018 appunto che si parla di questo regolamento, per cui. Bene che oggi ci si trovi qui per arrivare appunto a questo obiettivo che, come insomma, ribadisco, era presente nelle nostre programmatiche. Tutto questo appunto per la salute degli animali, che molto spesso si trovano, come notorio, si trovano ad operare in condizioni molto estreme, molto estreme. Abbiamo provveduto nel tempo a gestire questa situazione, purtroppo diciamo in maniera emergenziale, con ordinanze e via dicendo. Tuttavia oggi ci troviamo qui appunto al fine appunto di far determinare l'Assemblea Capitolina per addivenire finalmente a un regolamento che, vuoi i tempi, vuoi anche la sensibilità verso gli animali, richiedeva da tanto tempo. Per cui ringrazio i proponenti, ringrazio anche le opposizioni che insomma sono sempre state sul pezzo, se così si può dire, e pertanto procediamo alla votazione. Grazie mille.